Fuori uso l'attacco all'ospedale di Sulmona e ancora disagi per gli utenti della Valle Peligna e del centro Abruzzo. La riparazione potrebbe esserci nelle prossime ore, ma intanto il responsabile della sede sulmonese del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, non manca di lanciare un altro appello all'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. È un problema che stiamo affrontando da troppo tempo e qui i pazienti ci rimettono la pelle, incalza Facchini. Un argomento che è al centro dell'attenzione da troppo tempo. È un problema che ci costa come cittadini e come ASL ovviamente un sacco di soldi, perché ogni volta che si rompe la TAC sono soldi che saltano in aria. Si parla sempre di decine di migliaia di euro per la riparazione. Questo sarebbe tutto sommato il meno se non comportasse anche rischi di altra natura, perché il trasporto di persone che hanno necessità di fare la TAC fuori dalla nostra azienda, cioè che sia Avezzano, che sia Castel di Sangro, eccetera, al di là della spesa comporta il rischio per i cittadini che vivono sul territorio in caso di un infarto mentre il 118 è fuori per accompagnare a fare una TAC e quindi ci vuole un'ora per accompagnare e ritornare, eccetera, qualcun altro potrebbe rischiare la pelle. Questo è inconcepibile ed è inaccettabile.